Cambiamo argomento, spostiamoci in un viaggio fantastico, bello, Napoli, città della scienza, laddove corporea, il viaggio nel corpo umano è un pellegrinaggio per esperti e visitatori, ecco il planetario in 3D che abbiamo visitato in anteprima con Valeria Capezzuto. Questa era la prima proiezione del sistema 3D di Napoli, che sarà il più grande d'Italia e l'ultima tecnologia disponibile sulla Terra. Da chi ha allestito oltre 50 planetari nel mondo, i dettagli che fanno dell'avveniristico planetario 3D di Città della Scienza a Napoli il più grande d'Italia e tecnologicamente avanzato d'Europa. La speciale collocazione della cupola, diametro di 18 metri, la poltrona ribassata, 113 posti a sedere e l'uso di occhiali in 3D faranno immergere il visitatore in un viaggio nel cosmo sentendosi parte integrante dell'universo. Uno strumento incredibilmente potente per la divulgazione e la didattica delle scienze in genere e dell'astronomia in particolare. È un gioiello che arricchisce Napoli, che è un gioiello a sua volta, che arricchisce i giovani di Napoli, che è la mia esperienza universitaria, sono a loro volta un gioiello. Da domani il planetario sarà accessibile al pubblico. A due settimane dall'apertura di Corporea, il museo interattivo del corpo umano, anche per il planetario si prevedono presenze da record. Un altro tassello di Città della Scienza realizzato con fondi europei e della fondazione presieduta da Vittorio Silvestrini. Più risorse straordinarie, nazionali ed europee, si convergono per un unico obiettivo, creare qui a Napoli un museo di eccellenza, sia sul corpo umano che sulle questioni ovviamente del planetario.